Buonasera a tutti amici youtubers, bentrovati dal vostro Gatorio Giallo Rosso 94. Benvenuti ad una nuova puntata della rubrica Storie di Giallo Rossi. Una rubrica che avevo, diciamo, interrotto in queste ultime settimane per le tante partite che la Roma era costretta a giocare uno di seguito all'altro. Dato che dovevo caricare recensioni, pagelle e non c'era proprio lo spazio fisico, se così si può dire, per caricare una di queste puntate all'interno di ogni settimana, adesso che finalmente è arrivata questa pausa benefica per i nostri colori, per la nostra squadra, rieccoci con una nuova puntata della rubrica Storie di Giallorossi. In questo caso, in questa puntata, parliamo di Dieghito Perotti. Un giocatore che la Roma ha cominciato ad apprezzare da poco, se così si può dire, perché è arrivato soltanto nel calciomercato invernale della scorsa stagione, ma fin da subito ha messo un'impronta importante non solo per l'attacco giallorosso, ma in generale per tutta la squadra. Un giocatore che è riuscito a smuovere gli equilibri di una stagione fino a quel momento deludente ed, insieme ad El Shaarawy, ha fatto sì che la Roma potesse ottenere un terzo posto che in quel momento della stagione era pressoché insperato. Ma comunque direi che possiamo iniziare subito, come abbiamo fatto in tutti i video prima di questo, ovviamente, con il racconto della carriera del nostro Diego Perotti. Come ogni argentino che si rispetti, inizia la sua carriera calcistica nel Boca Junior, ma praticamente dopo pochi mesi dall'inizio di questa avventura viene mandato al Deportivo Morón. Scusate, l'ho dovuto leggere, non mi picchiate per l'amor del cielo, dove debutta ufficialmente nel 2006. Nell'estate del 2007 Diego Perotti viene acquistato dal Siviglia, che però inizialmente decide di spostarlo nella squadra B, nel Siviglia B, dove rimarrà per ben 2 anni. In questi anni il giocatore comincerà a maturare, comincerà ad imparare com'è il calcio europeo, come sono i movimenti, come bisogna effettivamente giocare nel campionato europeo, ed inizierà pian piano a crescere e a maturare. Comincerà a migliorare tutte le sue qualità che poi faranno la sua fortuna nella sua carriera. Ma comunque nel 2009 il Siviglia decide di promuoverlo in prima squadra ed il giocatore inizia fin da subito ad essere un elemento importante per questa squadra. Il 23 maggio 2009 Perotti segna il suo primo gol ufficiale con il Siviglia ed è un gol di un'importanza incredibile, perché arriverà al 90esimo contro il Deportivo La Coruña e permetterà al Siviglia di accedere ufficialmente e senza nessun preliminare ai gironi di Champions League, ovviamente per la stagione successiva. Quindi Perotti dimostra fin da subito di essere molto importante per questa squadra e di non segnare tantissimo, ma con quei pochi gol che fa, di essere molto molto decisivo. Nella stagione 2009-2010, stagione in cui il giocatore comincia ad essere sempre di più un titolarissimo di questa squadra, Perotti si toglie anche la soddisfazione di segnare un gol in Champions League contro il CSKA Mosca. Alla fine di questa stagione ci sarà anche la soddisfazione della vittoria della Coppa del Re, da parte ovviamente del Siviglia. La stagione successiva si può considerare una delle migliori di questo giocatore con la maglia del Siviglia, perché gioca quasi sempre titolare, diventa un insostituibile di questa squadra e comincia sempre di più a maturare tutte le sue caratteristiche principali, quali possono essere il dribbling, la corsa e, diciamo, anche la finalizzazione. Dopo questa stagione però qualcosa si rompe, anzi diciamo proprio Perotti si rompe, perché viene falcidiato dagli infortuni e dopo 2 stagioni in cui praticamente non riesce quasi mai a vedere il campo, soprattutto per questo problema appunto degli infortuni, viene mandato in prestito al Boca Junior nel 2014. Questa avventura però non fu particolarmente esaltante, anzi fu semplicemente disastrosa, perché il giocatore continuò ad essere falcidiato dagli infortuni continuamente e concluse la sua stagione con il Boca Junior con appena 2 presenze e 0 gol, ovviamente. Il 30 giugno 2014, nonostante la sua situazione non molto positiva, il Genoa si interessa a lui per cercare, diciamo, di recuperarlo e, diciamo, per avere una pedina in più importante in attacco. Diciamo che il Genoa è sempre stata una squadra che prende 10 giocatori e ne vende 10, ed in questo caso, diciamo, in questo calciomercato, Perotti è stato inserito tra i giocatori che avrebbero potuto risollevare il Genoa. Segna fin da subito nelle prime amichevoli del Genoa, inizia a far vedere ancora di più le sue qualità che non sono mai state messe in discussione e esordisce subito alla prima partita e riesce a segnare dopo pochissime giornate, praticamente il 5 ottobre 2014, ed riesce a segnare il gol che porterà poi alla vittoria il Genoa contro il Parma, perché il risultato sarà di 2-1 e il suo gol sarà quindi decisivo. Il 9 febbraio 2015 Perotti dimostra
precedentemente di adorare, diciamo, i colori della Lazio, se così si può dire, perché riesce a segnare il rigore dell'1-0 all'Olimpico che permetterà al Genoa di vincere la sua 8ª partita consecutiva contro la Lazio. Però, come purtroppo il giocatore si era abituato nelle precedenti squadre, il 27 aprile subisce un altro infortunio che gli fa terminare precedentemente questa stagione. E nonostante questo infortunio, il giocatore ha fatto comunque un'ottima stagione, non tanto dal punto di vista dei gol, quanto dell'importanza per l'attacco del Genoa. Il 1 febbraio 2016 Perotti viene ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Roma, che insieme ad El Shaarawy lo individua come sostituto dei partenti Gervinho e Iturbe. Il giocatore dimostra fin da subito il suo valore e nella sua prima presenza ufficiale fornisce un assist fantastico per il 2-0 di El Shaarawy contro il Sassuolo. Una settimana dopo segna il suo primo gol con la maglia giallorossa, nel 2-1 sofferto contro un'ottima Sampdoria. Il giocatore diventa subito un titolarissimo a suon di gol e tanti assist e riesce a timbrare il cartellino in altre due partite importanti. Il primo nel 4-1 casalingo contro la Fiorentina su assist di El Shaarawy, il secondo nel derby capitolino sempre terminato 4-1 e con un suo sinistro preciso e angolato. Alla fine della stagione la Roma esercita giustamente il diritto di riscatto, fissato a 9 milioni, e il giocatore diventa ufficialmente di proprietà giallorossa. Nella prima giornata della stagione recente segna la sua prima doppietta con due rigori conquistati da Dzeko prima e Sala poi. Contro il Cagliari segna il suo terzo gol stagionale ancora su rigore, stavolta conquistato da El Shaarawy. Perotti si dimostra un tiratore implacabile anche in Europa League, infatti segnerà il primo gol della Roma in questa competizione su rigore in casa del Viktoria Plzen. Da qui in poi il giocatore calerà leggermente con le prestazioni, non risultando più determinante come al solito. Contro il Napoli si infortuna ed è costretto a stare fuori per 2 settimane, periodo in cui viene sostituito egregiamente da El Shaarawy. Al suo rientro il giocatore comincia ad acquisire di nuovo fiducia nei propri mezzi e proprio 2 giorni fa ha fornito una prestazione eccellente nel 3-0 casalingo contro il Bologna. Bene ragazzi, questo era il racconto, diciamo, della carriera di Diego Perotti e adesso siamo arrivati al momento delle conclusioni, delle mie considerazioni principali su questo giocatore. Allora, io penso che sia un giocatore veramente fortissimo, un giocatore da un dribbling incredibile, lo abbiamo visto praticamente l'altro ieri contro il Bologna, con una facilità di dribbling disarmante e una bravura anche nel fare tantissimi cross all'interno dell'area avversaria. Se si può trovare un piccolo difetto è soltanto dal punto di vista realizzativo, anche se comunque in questa stagione, anche comunque con diversi rigori, ha segnato diversi gol. Ma comunque è un giocatore che non deve segnare, non è un centravanti che deve segnare caterve di gol, ma deve far segnare. E su questo sicuramente non c'è nulla che gli si può dire, perché comunque si impegna sempre tantissimo, ha uno spirito di sacrificio e una grinta e una determinazione invidiabili. E sicuramente l'ha dimostrato non solo in questa stagione, ma soprattutto in quella scorsa, perché ha praticamente spostato tutti gli equilibri, ha cambiato totalmente una squadra spenta e svogliata e, come vedete all'inizio, insieme ad El Shaarawy, ha portato la Roma ad un risultato incredibile, ovviamente per come era messa la stagione in quel momento. Attualmente Perotti rimane tuttora un elemento imprescindibile di questa squadra, che comunque non ha soltanto lui davanti, quindi comunque la Roma ha una buona concorrenza davanti, ma nonostante tutto Perotti rimane sempre un giocatore sul quale si può fare sicuro affidamento, perché lo può mettere esterno destro, lo può mettere esterno sinistro, lo può mettere addirittura centravanti e ti fa sempre un ottimo risultato. Quindi alle caratteristiche ottime di dribbling e tecnica ci aggiungiamo anche una buonissima duttilità, che nel calcio moderno non fa veramente mai male. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi di Diego Perotti, fatemi sapere quali sono, diciamo, le cose più belle che vi ha fatto vedere, se è un giocatore che vi piace, se non vi piace, qualsiasi cosa, qualsiasi idea avete su questo giocatore, fatemela sapere qua sotto nei commenti. Ci vediamo domani per un prossimo video, un saluto dal vostro creatore Geo84 e sempre Forza Roma!